E torniamo invece ora a parlare di province, con l'Assemblea delle Province del Nord Italia che si è tenuta questa mattina a Milano. Andiamo a sentire le interviste ai vari presidenti della nostra inviata Ilaria Tettamanti. Massimo Sartori, presidente dell'Unione delle Province Lombarde, oltre che della provincia di Sondrio, oggi alla riunione di questa Assemblea di tutte le province del Nord lanciate una campagna, basta bugie, parte l'operazione Verità. Sì, basta bugie, anche perché voglio subito sottolineare che quando parliamo dei tagli che sono stati fatti alle province non si intende le province istituzionali, ma si intende i servizi che oggi sono esercitati dalle province. E quindi è giusto dire che i tagli che sono stati fatti, oggi non più sostenibili, sono stati fatti sui servizi. Dopodiché la posizione delle province del nord è favorevole a una riforma delle province purché questa comporti un beneficio per i cittadini. Se oggi il disegno di legge Delrio dovesse passare così come strutturato, non potrà che generare un caos istituzionale che metterà in difficoltà, in seria difficoltà, anche le stesse regioni che non avranno più il tempo necessario per poter fare le leggi, che è uno dei compiti e dei ruoli fondamentali delle regioni, ma saranno occupate dalla mattina alla sera affaccendati nelle questioni amministrative che oggi vengono svolte dalle province. Un altro aspetto che si è messo in discussione molto in questo periodo fa riferimento al decreto femminicidio, che in pratica ha abolito la proroga del commissariamento delle province previste dal disegno di legge Delrio. Questa è una cosa curiosa, perché inizialmente, così come era stato concepito il decreto, di fatto si generava il commissario del commissario. Siamo veramente arrivati a un punto limite. Adesso hanno aggiustato il tiro e quindi il commissariamento è previsto solo fino alla fine dell'anno e poi si vedrà. Certo, questo clima di incertezza per chi deve operare tutti i giorni sul territorio, come nel caso della Lombardia con più di 200 deleghe che sono state affidate alle province, diventa veramente difficile. Leonardo Muraro, presidente della provincia di Treviso, ma anche di tutte le province venete. Il Veneto porta le stesse istanze degli altri territori. Sicuramente è un'occasione importante per fare il punto della situazione, soprattutto se pensiamo che questa è una riunione della macro regione Piemonte, Lombardia e Veneto, allargato al Friuli Venezia Giulia e alla Liguria. È un momento nel quale si vuole ribadire il concetto che il territorio, l'identità territoriale nel principio del federalismo ha l'importanza assoluta, dove le province nella loro pianificazione d'area vasta rappresentano ancora un riferimento ai cittadini contro un accentramento totale che sta facendo questo governo Letta, che significa togliere democrazia per dare più spazio ai burocrati. Lei ha denunciato anche i tagli delle risorse, ha detto alla provincia di Treviso lo Stato dovrebbe restituire 370.000 euro, perché? Ma i tagli sono stati fatti variegati, si sta tagliando purtroppo tantissimo sul lavoro in questo momento, sulla formazione professionale, che significa non dare le giuste conoscenze a quelle persone che sono in cassa integrazione, in disoccupazione o a tutti quei giovani che vogliono rappresentare una proposta positiva per il nostro Paese. Se poi pensiamo che l'incremento dell'IVA fatto dal governo Letta in 2 mesi e mezzo per l'ente provincia solamente rappresenta un costo ulteriore di 1 milione di euro. Questo è inaccettabile, che noi dobbiamo pagare più IVA togliendo servizi ai cittadini. Presidente Pirovano, anche dall'intervento fatto dal presidente delle province lombarde Saita, insomma, il disegno di legge Delrio non è che abolisce le province, svuota le province e non il centralismo, invece è stato detto. Sì, ma la cosa più preoccupante è anche la questione dei dipendenti. Solo i dipendenti delle province lombarde sono circa 6.000. Tutti stiamo cercando di tranquillizzarli che a loro non dovrebbe succedere nulla. Nella realtà, sentendo oggi la relazione del presidente dell'UPI, che ha parlato sia a livello governativo che a livello di ANCI, sembra che nessuno voglia avere questo carico di dipendenti, perché già nei comuni vi è un eccesso di personale, visto la diminuzione anche delle risorse finanziarie. Credo che questo debba far pensare che se sono 6.000 in Lombardia, sono circa 60.000 a livello nazionale, 60.000 famiglie. Quindi noi lavoriamo anche perché tutto questo resti, perché i dipendenti delle province, io parlo della provincia di Bergamo, delle province lombarde, sono professionalmente molto capaci, anche se a livello romano si dice che il nostro costo è solo quello del personale, si dimenticano che abbiamo 200 deleghe che facciamo i trasporti, le manutenzioni, la scuola, il sociale
l'avviamento al lavoro, tutte queste cose sparirebbero e insieme a loro le professionalità dei dipendenti. Da questa riflessione, questa importante giornata comunque che per la prima volta ha radunato tutte le province del nord, colgo due riflessioni importanti da fare. La prima è che si va sempre più verso a una soluzione alla siciliana in cui c'è la sensazione che si vogliono eliminare le province e che poi verranno sostituite da dei consorzi che creeranno maggiore confusione e sicuramente creeranno maggiori costi. La seconda riflessione che invece ho colto e che colgo è che davvero questo governo, non tanto i cittadini o chi lavora sul territorio, ma questo governo meriterebbe davvero uno sciopero da parte delle province di almeno una settimana per far capire realmente, concretamente, cosa potrebbe succedere senza il ruolo fondamentale delle province sul territorio e soprattutto far capire che si fermerebbe metà dei servizi che i cittadini usufruiscono tutti i giorni, quotidianamente, si fermerebbero.